delle coste più belle d'Italia, la Costa dei Trabocchi, il Parco Piscine Comunali Le Gemelle porta in spiaggia sport, divertimento e benessere con l'Acqua Sport Day. Com'è nata l'idea di portare direttamente in acqua le attività che si svolgono in piscina? Dunque, l'idea è nata per promuovere il Parco Piscine Comunali Le Gemelle, dato che nella territorialità non c'era un parco piscine così grande e non c'erano neanche queste attività, o c'erano ma non erano ben inserite nel tessuto sociale. Può descrivere tutte le attività che si possono trovare dentro il Parco Piscine Comunali Le Gemelle? Oltre a tutte le attività natatorie, quindi la tradizionale scuola nuoto con le sue diramazioni che sono il nuoto agonistico, il nuoto preparto, l'acquaticità, la psicomotricità in acqua, recupero funzionale in acqua, la fisioterapia in acqua, tutti i corsi benessere che sono adesso in voga. Quasi quasi mi immergo anch'io. Cosa stiamo facendo qui in spiaggia? È una lezione di acqua gym. L'acqua gym è una lezione che si fa con la musica. Il mare è un discorso legato al divertimento. In piscina ovviamente c'è un lavoro decisamente allenante, dove si fa ginnastica con la musica, rispettando dei tempi e delle sequenze ben precise, e ha un effetto tonificante. Acqua fitness significa tutto il fitness che si fa in palestra, io lo faccio in acqua, quindi non è solamente acqua gym, ma è acqua box, è acqua step, acqua walk, idro bike e acqua sculpture training body, che è una tonificazione in acqua con l'ausilio di cavigliere, bilancieri, smile e tutta una serie di attrezzi. Abbiamo inserito anche altre attività con le associazioni parallele, quindi dall'inizio, già da 8 mesi fa, dall'inaugurazione, funzionava un'associazione molto importante che è Orsa Minore, molto presente nel territorio, che fa attività subacquea. Lo sport della subacquea è una cosa bellissima, terapeutica, ti aiuta tantissimo le persone a superare le emergenze, a superare le difficoltà che si possono incontrare eventualmente in acqua e anche nella vita. La vediamo infatti quasi pronto per immergersi. In questa giornata ci saranno dimostrazioni, cosa faranno notare in acqua le persone che sono qui in spiaggia? La prima cosa che si fa notare qua sono la presenza dei microorganismi, delle piccole, diciamo, piccoli animali, subacquei, piccoli pesci, che sono presenti nelle barriere frangiputi qui davanti a noi. La vita animale viene spesso scacciata dalla presenza dell'uomo, quindi sarà difficile notare qualcosa di interessante, ma ce la metteremo tutta. Quindi è una sorta anche di rieducazione all'amore, all'avvicinarsi al mondo sottomarino. Sicuramente, siamo nati in acqua, quindi perché non tornarci? Abbiamo sì trasportato le nostre attività, però abbiamo inserito anche altre attività ludiche che riproporremo poi a settembre, come per esempio questa animazione per i bambini piccoli. Facciamo delle piccole dimostrazioni, io sono con i bimbi in modo particolare, facciamo un baby dance e un po' di balli di gruppo insieme, anche per divertirci, soprattutto perché quello è lo scopo, oltre che fare ovviamente attività motoria. Cosa cerchi di insegnare ai ragazzini? Che riguarda i ragazzini, ovviamente socializzare, stare insieme e divertirsi e, come dicevo prima, fare attività motoria e ballare tutti insieme. Conosciamo un po' la personalità di queste piscine, qual è la caratteristica che la distingue, qual è la filosofia con la quale ci si approccia allo sport, ok, al divertimento, ma soprattutto anche al benessere. Dunque,
Dunque, la filosofia del Parco Piscine Gemelle è molto semplice. Noi vogliamo che gli utenti che vengono nel Parco Piscine possano rimanere non soltanto per l'ora di nuoto del bambino, ma passare 2-3 ore del pomeriggio in allegria e anche facendo del sano sport. Proprio per questo ci sono due piscine appaiate speculari, una è per il nuoto tradizionale e l'altra invece è per il nuoto particolare, quindi ha una profondità più bassa dell'altra e qui facciamo benessere, preparto, riabilitazione, quindi due piscine appaiate che fanno due attività diverse proprio per dar modo sia alle mamme che accompagnano i bambini e sia ai bambini di lavorare parallelamente. In più stiamo allestendo un punto ristoro, un centro di fisioterapia e tutto il terreno antistante alla piscina ci auguriamo nel più breve tempo possibile possa venire allestito con degli esercizi a tema, quindi con tutti i servizi sportivi, in modo che chi entra nel parco piscine comunali può rimanere insomma addirittura tutto il pomeriggio se lo vuole. Da settembre sulla rubrica iLive TV, però da settembre tante altre novità, ci può svelare qualcosa o per scaramanzia non ci svela nulla? E da settembre inizierà il nuoto agonistico, perché noi abbiamo già selezionato una cinquantina di giovani atleti che inizieranno a fare del sano agonismo nelle nostre piscine per poter portare anche il nome di Lanciano e di tutta la costa frentana anche alla ribalta regionale per quanto riguarda il nuoto. Allora non ci resta che conoscere le gemelle e immergersi nelle sue piscine. Grazie. Grazie a voi.